attacco 15. Il gradito regalo fa felice la vecchia signora, che fatica ma riesce comunque a correre. Il momento chiave di Palermo-Juventus è tutto qui, nella sfortunata autorete di gol Daniga, che cambia il destino di una gara brutta e poco spettacolare. Le scelte iniziali di Allegri prevedono turnover e soprattutto la presenza in avanti della coppia pesante Higuain-Mandžukić. L'idea è quella di sfondare soprattutto sulle fasce, con Dani Alves da una parte e Alexandro dall'altra, per sfruttare al meglio proprio le caratteristiche delle due punte. Un'impostazione però che sbatte subito contro la buona organizzazione tattica difensiva dei siciliani, bravi a lasciare pochissimi spazi, sacrificio e corsa, anche se l'attacco naturalmente ne risente. I bianconeri trovano poche soluzioni, la ripartenza dell'azione per vie centrali è lenta o poco precisa, Lemina si esalta in fase di interdizione ma si perde quando deve impostare, l'assenza di Marchisio continua a pesare troppo. Se resta fuori poi Dybala, che con la sua qualità è un aiuto importante per la manovra, e Pjanic e Khedira non lasciano il segno, tutto diventa più difficile. Neanche il vantaggio calato dal cielo cambia la prestazione. Tanta sofferenza, ma risultato pesante. I complimenti sono invece una beffa per la formazione di De Zerbi, l'unica in questo campionato a non aver conquistato punti né segnato reti in casa. La consolazione arriva dal portiere croato classe 96, che vince alla grande il duello con il connazionale Mandžukić. Man of the match, Posavec.